sì. Visto che il video sulla home tour è quello che mi avete richiesto di più in assoluto, oggi voglio iniziare insieme a voi partendo dalla cucina. Iniziamo quindi con la kitchen tour. Vi faccio entrare nella mia cucina, vi faccio vedere come abbiamo noi organizzato gli spazi e la dispensa. Benvenuti a casa mia. Perfetto. Allora, questo è la porta d'ingresso che fa accedere dalla sala alla cucina. Apriamo, ecco qua. Allora, questa è la panoramica della mia cucina. Abbiamo il tavolo con due sedie e due seggioloni. Le altre due sedie le abbiamo messe via per logicamente questioni di spazio. Quindi in mezzo alla cucina c'è il tavolo. Alla destra abbiamo un mobiletto che in realtà non c'entra nulla con il resto della cucina, ma che abbiamo dovuto aggiungere perché ci serviva dell'altro posto. E un'altra cosa che abbiamo aggiunto è stato questo cubo dell'IKEA, dove io metto tutto quello che serve per il cibo dei bambini, quindi omogenizzati, pastine, biscottini, dispense di latte, tutto, e devo dire che è stato veramente molto utile, perché così tutto il cibo dei bambini era raggruppato. Adesso non so se riesco a farvelo vedere meglio, anche l'acqua, non so se vedete. Così il cibo è tutto raggruppato qui e so che quando devo cucinare qualcosa per i bambini devo guardare questa dispensa senza impazzire a cercare tra le nostre cose. Poi abbiamo la pattumiera, un intercapedine nel muro che ci serve per metterci le casse d'acqua. Quindi partiamo con il forno, il fornetto, la caldaia che non abbiamo mai incassato e i ripiani della cucina. Nello specifico abbiamo la grattugia per grattugiare il formaggio per i bambini, il bollitore per l'acqua, per il tè noi la mattina, e lo scaldabiberon, il ceppo con i coltelli, i fornelli e il lavandino. Ok, la cucina non è tanto grande, però è decisamente funzionale e fa quello che deve, insomma. E poi, sempre per questioni di spazio, adesso spostiamo il seggiolone così lo vedete meglio, il carrellino porta tutto. Il carrino degli orrori, in realtà, però ci sta veramente tanta roba, tipo i succhi di frutta, contenitori in plastica, un robottino che non usiamo, il cesto con i biberon lavati per i bambini e le bibite che altrimenti non sapevo dove mettere. E di fianco invece qui c'è un altro pezzo di cucina che è il frigo in cassa con un utensile. Lavagnetta magnetica magica per gli appunti e il mio fidato orologio in rame. Perfetto, dalla mia cucina è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto ovviamente come sempre like e condividete, e vi aspetto nei prossimi video per il resto della casa. Ciao a tutte!